Oltre 800 i figuranti in costume d'epoca che sfilano lungo le principali vie della città. Come di consueto, anche quest'anno Oria ripercorre lo sfarzo dell'epoca fridericiana con le due giornate del corteo storico e il torneo dei rioni. Dame, cavalieri, giullari, paggi rappresentano fedelmente i personaggi dell'epoca in uno spettacolo stupendo di colori e musiche, sensazioni e atmosfere che è davvero unico per la ricercata meticolosità dei particolari allo scopo di riprodurre alla perfezione l'epoca medievale. A coordinare l'evento il presidente della locale Proloco, Francesco Carone. Io dico che il torneo dei Rioni, come ho detto in questi giorni, è un patrimonio di Oria sicuramente, ma non solo di Oria, della nostra provincia, quindi del territorio, della regione, oserei dire. In questo senso noi stiamo lavorando perché questo evento, nato da una formidabile idea nel 1967, diventi veramente testimonial della storia della Puglia. La storia della Puglia ha tanto da raccontare, Oria ha tanto da raccontare, e noi ci siamo impegnati per far sì che tutto questo continuasse nel tempo. Oggi Oria, chi vedrà questa manifestazione, vedrà una sfilata con 800 figuranti, un bel traguardo. È un impegno notevolissimo che è gestito e garantito sicuramente da un grande tessuto sociale che è il volontariato. Su questo vogliamo insistere e dirlo pubblicamente. A vestire i panni dei regnanti Federico II di Svevia e Isabella di Brienne, il campione olimpico Aldo Montano e la showgirl Antonella Mosetti. Sono emozionato perché anche una rivisitazione in costume non l'ho mai fatta. E quindi bello, sono emozionato, c'è pieno di gente, c'è un sacco di cose, non vedo l'ora di iniziare. Molti si aspettano, diciamo, vista anche la tua attività fisica, sportiva, di vederti all'opera domani. È possibile? Dici che ci sarà la possibilità? Beh, ci sarà una sorpresa sicuramente, stavamo ora progettando di fare qualcosa. I due sport, diciamo sport, cioè, le due discipline sono un po' diverse, però la mia è quella, è l'evoluzione poi di questi anni, insomma, l'arte della spada ha un percorso molto molto lungo e sicuramente questi sono gli inizi e poter fare un qualcosa domani, sì, sarà sicuramente divertente e poi anche interessante. E cosa ti lega alla Puglia? La conoscevi già la prima volta che vieni? No, prima volta no. Io alla Puglia sono molto legato, a parte tradizioni sportive. A Foggia ci sono tanti club importanti e abbiamo sempre fatto tornei anche importanti. Open Italia si fanno sempre là. E quindi da ragazzino, da quando avevo 10, 9, 10 anni, vengo quasi ogni anno. E poi è bellissimo, il mare è bellissimo, c'è tutto. Si mangia bene e quindi ci vengo anche volentieri. Diciamo che quando lavoravo per Rai 1 ero abituata a mettermi ogni giorno un vestito storico di vari periodi e dopo tanti anni mi piace, è una cosa che sento voi poi così entusiasti, no? E non vedo l'ora di entrare a far parte di questa giornata particolare. È un amore che ti lega alla Puglia, sappiamo che ci vieni spesso. Io ci vengo spesso, da tantissimi anni, ho una bimba ormai quindicenne, ma quando era piccolina la portavo qui in vacanza. Da Roma sono solo 3 ore di macchina, perfetto, trovi il mare, meglio delle Maldive, che vuoi di più? Si mangia da paura, le masserie sono stupende, la gente è incantevole, a me piace tanto. Poi mia mamma del sud, quindi io dentro di me ce l'ho.